Un saluto a tutti qui da GoPippo. Allora, oggi vedremo e scopriremo se il nostro TV è abilitato alla frequenza DVB-2. Cosa significa questo? Che in questo anno 2021 i canali subiranno un cambiamento. Se il vostro TV non è stato comprato prima del 2017, non vedranno più i canali. Ma niente paura, abbiamo una soluzione. Allora, prima di tutto, scopriamo se il vostro TV è abilitato. Ok, prendiamo il nostro telecomando, accendiamo il TV. Andiamo a inserire il canale 100, quindi 100. In questo caso, come potete vedere, appare questa schermata blu con scritto test HEVC Main 10. In questo caso vuol dire che il televisore è abilitato a vedere le nuove frequenze. Questo significa che non avrò bisogno di un decoder e non avrò bisogno di cambiare TV. Ma facciamo un'altra prova. Andiamo a inserire 200. Ecco, in questo caso ritroviamo la stessa schermata. Questi sono due segnali per capire se il nostro TV è abilitato. Ma andiamo a fare un'altra prova su un altro TV. Questo TV che adopero in camera da letto l'ho comprato più o meno nel 2014, quindi in teoria non dovrebbe avere il DVB-2, quindi non dovremmo visualizzare nulla. Andiamo a fare la prova. Accendiamo. Ecco, adesso stiamo vedendo Italia 1. Andiamo a inserire il canale 100. Andiamo a inserire il canale 200. Nessun segnale anche qui, quindi significa che questo TV non è abilitato. O dovrò cambiarlo o dovrò comprare un decoder. Ma visto che si trova in una parete, non so io come inserire un decoder. Lo scopriremo ben presto. Ma veniamo alla parte tecnica. Come mai c'è stato questo cambiamento? Perché con l'arrivo del 5G degli smartphone hanno bisogno di quella frequenza per poter funzionare, quindi hanno lasciato libero a quella frequenza esclusivamente per loro, quindi la frequenza TV deve subire un cambiamento e quindi hanno cambiato con un altro segnale che si chiama DVB-2, DVB-T2. La spiegazione è molto semplice, quindi prossimamente, quando il segnale non lo riceveremo più, andiamo a cercare qualche decoder, magari faremo qualche test insieme. Quindi accendete la campanella e lasciate un mi piace e sicuramente iscrivetevi al canale, così potete vedere i miei video futuri. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo alla prossima e ciao!